Ciao ragazzi, bentornati da Zio Ivan, secondo episodio di questa serie su Monkey Island 3. Siamo appena sbarcati su Plunder Island, anche se in realtà ancora non lo dovremmo sapere, ma lo so io, quindi vi anticipo. E problema, nel primo episodio ho avuto delle complicazioni con l'audio. Non capisco perché l'audio di gioco si sentiva molto più basso rispetto alla mia voce, forse per una differenza di configurazione dell'emulatore, non lo so. E ho cercato di metterci una toppa perché non mi andava di registrare di nuovo l'episodio in quanto era venuto in modo molto naturale, mi piaceva come era venuto, e in fase di montaggio ho dovuto perdere un sacco di tempo per cercare di riequilibrare l'audio della mia voce con l'audio del gioco. Ora, io dovrei aver corretto questa cosa in questo momento e spero che per questo episodio le cose vadano meglio. E spero di non dover ripetere l'operazione che ho fatto nel primo episodio. Ok, comunque, accantonata la parte tecnica, possiamo finalmente cominciare questo secondo episodio. Siamo di fronte alla statua d'oro di Elaine. È Elaine, devo trasformarla in qualche modo. Dobbiamo trovare un modo per salvare Elaine. Quindi, qui davanti a noi abbiamo il forte. Questo fortino ha visto giorni migliori. Beh sì, direi. Primo oggetto da raccogliere, questo tizzone ardente. Ci farà comodo più avanti. E qui troviamo dei polli, che ho messo anche nel layout del gioco. Vediamo che dice. È una targa informativa posta dall'Associazione Naturalistica di Plunder Island. Pollo selvatico di Plunder Island. Appartiene alla fauna più comune di Plunder Island e per questo dà il nome alla capitale, Puerto Pollo. Puerto Pollo. Sembra pericoloso. Posso parlarci? Aio! Non mi si fila. Meglio di no. Ok, non posso prenderlo. Ok, proseguiamo. Qui ci sono delle scritte. Che cos'è? Esamina segni voodoo. Misteriosa. Procediamo dunque e usciamo da questa spiaggia. Ci ritroveremo sulla mappa dell'isola. Ci sono varie location che potremo visitare. In realtà il primo posto sarebbe qui, tuttavia una passeggiatina a Puerto Pollo ce la facciamo. Perché ci sono dei dialoghi unici che vengono detti soltanto in questa fase. Io alzo un po' il volume. Ok. Una porta. Non sembra che siano aperti. Posso parlare con chi sta dentro? Aiuto, aiuto! No, stiamo chiusi. Torna più tardi. Ma non capisci? Ho bisogno di aiuto. È un'emergenza. Emergenza capelli? No, la mia fidanzata. Beh, no, in realtà io suppongo che sia la mia ragazza ora. E sebbene debba ammettere che lei non ha mai davvero detto di sì, perché la maledizione l'ha bloccata nel mezzo della frase. Maledizione? Hai detto maledizione? Ah, tu hai bisogno di Voodoo Lady. Lei è pratica di maledizioni. Quindi, qualora non fossimo già andati per conto nostro da Voodoo Lady, qui ci verrà dato il consiglio di andarla a trovare. Noi naturalmente già sappiamo di chi si tratta perché è sempre Voodoo Lady o Lady Voodoo che abbiamo incontrato sia sul primo che sul secondo episodio e che a modo suo ci ha sempre aiutato. Quindi andiamo. Ovviamente se cliccheremo due volte sulla destinazione la raggiungeremo direttamente. Eccoci! E anche la musica suona vagamente familiare, eh? Nel frattempo sto traccheggiando con le opzioni per cercare di trovare la giusta regolazione tra voci, musica, mai successo su una serie prima. Quindi, a parte che qui sopra c'è già Murray, come ha fatto ad arrivarci non lo sappiamo, comunque avanziamo. Ancora tu! Semplicemente la più terrificante personificazione del male mai vista. Sì, certo. Ti porto un avvertimento dal regno degli inferi. Non proseguire in questa palude. Torna indietro! Torna indietro! L'oscurità ti avvolgerà. Fantastico. Ma come hai fatto? Come hai fatto ad arrivare lassù? Grazie alla pura forza di volontà.
D'accordo, sono stati quegli strani bambini voodoo. Mi trovarono sulla spiaggia e mi misero in cima a questa lancia. Credevano di essere spiritosi. Hai bisogno che ti aiuti a scendere? Aiuto? Non ho bisogno d'aiuto da voi miseri mortali. Io sono Murray, il teschio del potere demoniaco. Va bene, chiedevo soltanto. Ma non fraintendermi, apprezzo l'offerta. Che poi non vorrei sbagliare, ma mi sembra lo stesso doppiatore di Wario nelle versioni italiane. Wario! Correggetemi se sbaglio nei commenti, ma a me sembra lui. Quindi, ah ecco, cosa sai sulla guarigione? Cosa sai sulla guarigione dalle maledizioni? Sì, sono pratico di malocchi. Ecco perché sono un teschio parlante senza corpo sulla punta di una lancia nel mezzo di una palude. Sembri amareggiato. Mi spiace, è stata una giornata pesante. Ok. Cosa stai facendo lassù? Io mi elevo come testimonianza. Ti elevi? Penzolo come testimonianza del potere del male che un giorno rivendicherà la vittoria sulla terra. Per quanto ancora continuerai? Il tempo che occorre. Deve essere noioso lassù, suppongo. Mai. I poteri del buio non sono mai noiosi. Un giorno tutti lo sapranno. Oh, ti sto cercando di imbrogliare. Mi annoio a morte. In senso figurato, si intende. Giusto. Sembri irrequieto. Oh, non saprei. Non molta gente ama venire in questa palude. Cosa ti piacerebbe fare? Ho voglia di mescolarmi con le genti inferiori, terrorizzarle e provocare dolore e miseria. Ciò ti farebbe felice? Sì, sarei felice in un modo oscuro e demoniaco. Mi piacerebbe fare due chiacchiere, ma devo andare. Ok, proseguiamo quindi verso questa nave arenata su questi alberi, su queste radici paludose. Sempre ambienti paludosi, Lady Voodoo. Eccoci qua. Ci aspetta una lunga chiacchierata, quindi prima di fare qualsiasi cosa diamo un'occhiata in giro. Vediamo. Forbici giocattolo. Non posso prenderle, vero? Non mi servono queste stupide piccole forbici. Ok, la colla dovrebbe servirci. Anche lo spillo ci servirà. Uno spillo conficcato in una bambolina voodoo di carta. Che sollievo! Ok, era stato colpito. E ovviamente potremmo anche rimettercela. Sono sicuro che non serva a nulla. Dopotutto è solo una bambola voodoo di carta. Fatelo smettere! Potremmo insistere svariate volte e questo soffrirà sempre. Ok. Penso... Ah, ok. Qui potremmo prendere delle gomme con gli spiccioli di legno. Ehi. Ah. Wow, un intero pacchetto di gomme. Ora, piccola nota. Noi abbiamo questi palloncini di elio che... più avanti ci serviranno, tuttavia potremo usarli ogni volta che vorremo e l'effetto sarà sempre simpatico perché sicuramente lo saprete, l'elio ci fa venire la vocina molto più acuta. Poi in caso ci divertiremo più avanti. Per ora continuiamo. Eccola! Chi sei e perché mi appari? No? Non ti ho già visto da qualche parte, la conosciamo bene naturalmente, ma facciamo la parte. Non ti ho già visto da qualche parte? Noi ci conosciamo da molto tempo, Guybrush Threepwood. È passata molta acqua sotto i ponti, quindi è comprensibile che tu mi rammenti. Ci incontrammo su Melee Island, la prima volta che tentasti di divenire un pirata. Aspetta un attimo, stiamo per fare una di quelle scene di flashback. Mi fanno sempre venire la nausea. No, la farò breve. Ti aiutai per due volte a sconfiggere il malvagio pirata LeChuck. La prima volta preparando l'antiradice voodoo. Comincio a ricordare. E quindi di nuovo aiutandoti a preparare una bambola voodoo con le sue zompesche sembianze. È vero. Ma veramente no, perché comunque l'antiradice voodoo ce la siamo dovuta procurare noi,
Idem per la bambola voodoo di LeChuck, sono abbastanza fresco anche del secondo episodio. Ce la siamo dovuta costruire noi pezzo per pezzo mentre LeChuck ci correva dietro per tutto quanto il sotterraneo. Lei si giostra un po' le cose a suo vantaggio, però ciò non di meno è una cara amica, quindi vabbè, facciamo finta che abbia ragione. Mi hai aiutato tanto e non conosco ancora il tuo nome. Sono conosciuta con molti nomi su tante isole. Ma i nomi sono poco importanti. Tu dovresti saperlo meglio di chiunque altro, Guybrush Threepwood. Sì, hai ragione. Ehi, ti stai prendendo gioco di me? Non me lo sono nemmeno. Ho tante di quelle storie da raccontarti. Storie? Sì, bene, io avverto una grave interferenza. Devo andare. Ma ti devo parlare di LeChuck e di Hélène. Ora sto per scomparire in una grande esplosione di luce. Copriti gli occhi. No, 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 aspetta. È cominciato tutto su Dinky Island. Sapevo che LeChuck era vicino. Sto per scomparire da un momento all'altro. Ok, ok, niente storie. Il flash accecante naturalmente si riferisce al primo Monkey Island, quando spariva che c'era quel flash e quell'esplosione. Bel posto, mi piace come lo hai sistemato. Grazie, perdona il disordine. I ragazzi sono venuti a giocare con le loro bamboline voodoo di carta. Oh, sono bambini adorabili. Vuoi vedere le fotografie? No, ti prego, no. Forse è più tardi. Sì, non c'è tempo per questo. Avverto che qualcosa di terribile sta per accadere. Ehi, sei brava! Qualcosa di terribile è già successo. Mi sono finalmente dichiarato ad Hélène. Congratulazioni. Non mi sembra poi così terribile. E quando le ho dato l'anello di fidanzamento è stata colpita da un'orribile maledizione pirata e tramutata in una statua d'oro per l'eternità. Questo spiega tutto. Ero stata colta da un'ondata di inarrestabile odio e rabbia. Sì, quelle ciacche è davvero un cattivone. Stavo parlando di Hélène. Non c'è tempo per preoccuparsi di questo. Dobbiamo fare in fretta. Niente panico, Guybrush. Sarà al sicuro finché non avremo annullato la maledizione. Tu devi preoccuparti solo che non venga rubata. Dove l'hai nascosta? Mi sono appena ricordato una cosa. Devo andare. Ti sei ricordato di nascondere la statua d'oro gigante della tua ragazza da tutti gli altri pirati dell'isola? Non esattamente, ma sai, io... Vai, Guybrush, corri, prima che sia troppo tardi. Mamma mia, ecco. Hélène! Devo riaverla. È così imbarazzante. Sembra che abbia bisogno di un aiuto. Sembrava quasi lo squalo. L'hanno rapita. Qualcuno ha rubato Hélène. Questo è terribile. Sarà difficile riaverla indietro. Tu sai chi l'ha rapita? Non per certo. Ma sospetto che siano stati quei sorti di pirati all'ancora a Danger Cove. Puoi darmi qualcosa per annullare la maledizione? No, la maledizione di LeChuck è molto potente. Alimentata dalla sua intensa rabbia e frustrazione nei confronti dell'altro sesso. Non ho niente per togliere una maledizione così potente, ma c'è modo. Grande, dimmelo! Devi sostituire l'anello maledetto con uno puro di valore uguale o superiore. Una buona stima sono 2 mesi di stipendio. Dunque, vediamo. In pratica non sto quasi parlando io, fanno tutto quanto loro. Io me la sto proprio godendo con calma e tranquillità. È come se stessi guardando quasi un film. Dove posso trovare un enorme diamante libro da maledizioni? Non avevo idea che questa storia della maledizione fosse così complicata. Non c'è un modo più economico. Non c'è un modo più economico di annullare la maledizione? Burciaro. Dovresti essere in grado di farlo senza spese significative. Perfetto, come? Le leggende narrano di un enorme anello di diamanti su Blood Island. Blood Island? Non la conosco. Ti sarà presto molto
molto familiare. Ma devi essere cauto, Guybrush. Ho visto che il tuo viaggio sarà colmo di pericoli e di trappole. Ho visto anche che Blood Island sarà il luogo ove tu morirai. Mamma mia. Dunque, niente enormi diamanti su altre isole. Morirai, ha detto morirai, proprio io morto. E tu dici che è un luogo che dovrei visitare? Se ci muoio. Cosa sei, pazza? No, no. Il valore dell'anello di Blood Island è essenzialmente sentimentale. Rappresenta un amore vero, puro, una forza più grande di ogni altra al mondo. Oh, che bello! Io credo di avere qualcosa nell'occhio. Non farti beffe di una sacerdotessa voodoo. Effettivamente Guybrush morirà a Blood Island, ma ovviamente c'è una spiegazione anche per quello, un po' come quando sul primo disse vedo una scimmia gigante su Monkey Island, ah ti vedo dentro la scimmia gigante, io lì ho pensato ecco come si mangia, ma ovviamente c'è una spiegazione. Ok, cominciamo, come ci arrivo intanto a Blood Island? Come ci arrivo a Blood Island? Ti servono tre cose. Una mappa di Blood Island, poiché il viaggio è lungo e pericoloso. Una nave solida che ti conduca laggiù. E un equipaggio esperto. Mappa, nave e ciurma. Bene. Poi, come farò a trovare l'anello su Blood Island? Tutto ciò che posso dirti è che vedo una lunga e dolorosa storia collegata a quell'anello. E sento una profonda tristezza attorno ad esso. Ne saprai di più una volta che avrai davvero trovato l'isola. Blood Island sembra pericolosa, devi venire con me. No, non posso. Ho vissuto su tre diverse isole negli ultimi 6 anni. Sono stanca di viaggiare. Inoltre devo ancora pagare il mutuo di questo reddito. Ok ragazzi, ho fatto un piccolo taglio perché mi sembrava che il programma non stesse registrando, ma per fortuna è andato tutto bene, quindi continuiamo. Chi mi darà consigli e informazioni? Chi mi indirizzerà nella giusta direzione? Chi mi terrà lontano dalle trappole? Chi sarà l'unico personaggio femminile del gioco? Devi venire, sei la mia unica speranza. No, Guybrush, ce n'è un'altra. Blood Island, sto arrivando! Citazione a Star Wars, sei l'unica speranza. No, ce n'è un'altra, fantastico. Dunque, chi hai detto che hai rapito? Ripetimi come annullare la maledizione. Ho finalmente sconfitto le Chuck e i suoi scheletrici pirati, vai! Il male non può mai essere distrutto completamente. Ma l'ho sentito esplodere tutto! Saresti sorpreso di sapere a cosa può sopravvivere un malvagio zombie pirata non morto. Ok, finalmente ho trovato Big Whop e ne sono stato estremamente deluso. Big Whop è male, allo stato puro. Sei fortunato ad essere ancora vivo. Non mi ricordo granché, solo che mi aspettavo molto di più e mi sono sentito deluso. Sì, è la fonte di quasi tutto il potere di LeChuck. Beh, non ci tornerò mai più. Ho previsto diversamente. Tornerai a Big Whop e ti confronterai con LeChuck ancora una volta. E poi qui, piccola parentesi, sembra che con il nuovo capitolo di Monkey Island che sta per uscire si crei una sorta di ramificazione, di biforcazione a partire dal secondo episodio. Siccome questo terzo Monkey Island a cui stiamo giocando non è stato creato sotto la diretta direzione di Ron Gilbert, non saprò mai come si chiama, alcuni sono rimasti delusi perché hanno detto che è stato molto snaturato. E da quel poco che ho letto, perché non voglio leggere molto, non voglio rovinarmi la sorpresa quando sarà il momento, mi è sembrato di sentire, di leggere, che ripartirà da dopo il secondo Monkey Island come sarebbe dovuto andare. Questo renderebbe
L'universo di Monkey Island è diviso in due spazi paralleli. Poi ne sapremo di più quando arriverà il momento. Nel frattempo, giochiamo l'unico terzo capitolo di Monkey Island che abbiamo. Come facciamo a distruggerlo definitivamente? Come posso distruggerlo definitivamente? Nessuno lo sa. Il suo potere sembra aumentare ad ogni reincarnazione. Puoi averlo sistemato per ora, ma ciò può essere al massimo temporaneo. Anche perché effettivamente all'inizio di questo gioco abbiamo avuto a che fare con LeChuck in formato zombie, quello che abbiamo fatto resuscitare accidentalmente nel secondo capitolo, nel secondo Monkey Island. In questo momento LeChuck è stato disintegrato dall'esplosione della palla di cannone Voodoo. Sono rimasti soltanto gli stivali, come si è visto nel video nello scorso gameplay. In questo momento LeChuck non esiste in forma materiale nel nostro mondo, è solo in versione spirito, per ora. Poi, quando sarà il momento, vi dirò di più. Cosa ti fa pensare che LeChuck ritornerà? Alcuni uomini cercano per tutta la vita senza trovare la loro ragione di esistere. LeChuck l'ha trovata. Reincarnarsi continuamente per tormentare te ed Eleven. È ciò che mi riesce meglio. Beh, se la metti così non sembra facile averci a che fare. Beh, in effetti. Ok, dovremmo aver finito. Chi ha detto che era Epitalene? Ripetimi come annullare. Ah, che isola è questa comunque? Che isola è questa comunque? Sei sbarcato su Plunder Island. Plunder, bottino, suona appropriato, molto piratesco. Naturalmente. È una specie di comunità per gli ex pirati a riposo e le loro mogli. Sembra eccitante. Ultimamente c'è stata anche troppa eccitazione sull'isola. Riguardo il governatore Marley, LeChuck e il pollo gigante. Il pollo gigante. C'è molto da chiacchierare, ragazzi. Abbiate pazienza, sto cercando di far scorrere tutti quanti i dialoghi. Eleven è il governatore anche di quest'isola? In effetti, Eleven è il governatore della zona delle tre isole, ovvero Melee, Booty e Plunder. Si è trasferita qui nel suo fortino dopo che il suo personale di cucina e giardinieri lasciarono la sua casa su Booty Island. Ah. Come sei finita invece tu su Plunder Island? Come sei finita su Plunder Island? Ho capito che la mia casa nella palude di Scab Island non era ben posizionata. Quindi ti sei trasferita in una palude su un'altra isola? Ho detto soltanto che posso vedere il futuro. Non ho mai detto di essere un'esperta immobiliare. Giusto. Oh, la storia del pollo gigante. Cosa mi dici della storia del pollo gigante? Ah, sì, Guybrush. Sei sbarcato su di un'isola stretta nella fredda e viscida morsa della paura. Non ti senti un po' troppo drammatica? Questa era un'isola pacifica finché la grande bestia non sbarcò sulle nostre coste. Alcuni dicono che fu mandata per far pagare agli isolani la loro crudeltà. Altri parlano di destino. Qualunque sia la causa, egli arrivò. Capito? Come arrivò? Un pollo gigante, l'infame... È una storia paurosa? Perché ti avverto, sono noto per la mia vescica debole. Tieniti forte, Guybrush. Era il pollo diavolo. Il pollo diavolo gigante. Madre di Dios. Alto come un uomo e forte il doppio, con le sue possenti zampe si muoveva rapido attraverso la giungla. Nessuno ha mai visto la bestia, ma nelle notti di luna piena le sue strida fanno ghiacciare il sangue nelle vene a chiunque su quest'isola maledetta. Nell'oscurità della notte cova pazientemente, guardando, aspettando fino al giorno. No, aspetta, non dirmelo, voglio indovinare. Sta architettando un piano diabolico, sta per stabilire un nuovo ordine beccatorio, sta per schiacciare, sta per attraversare la strada verso la libertà. Vabbè, sta architettando un piano diabolico. Girovaga per tutta l'isola, vendicandosi orribilmente di tutti coloro che catturano e mangiano i suoi piccoli fratelli.
No, fammi il piacere. C'erano altri come te, scettici, a proposito della vera natura della bestia. Ma ora sono tutti morti, i loro corpi martoriati a sangue dal suo selvaggio becco. Ma sono sicura che tu non hai nulla di cui preoccuparti. Sì, giusto, come dici tu. Grazie, ho sentito tutto ciò che mi serviva. Ok, dovremmo aver finito. Vabbè, questo incantesimo, a posto. Grazie per l'aiuto, devo scappare. Le chiacchierate con Lady Voodoo sono sempre state lunghe, ragazzi. Ci vuole pazienza, ma è anche giusto. Questa è la natura di Monkey Island. C'è tanto da chiacchierare, tanto da ascoltare. Ok, clicchiamo due volte. Per il momento qui ancora non ci possiamo andare. Possiamo tornare al fortino, ma c'è ben poco da fare. La spiaggia ancora non ci interessa. Andiamo a Puerto Pollo.